diverso da alcuni che mi hanno preceduto. Io non sono un tecnico e non voglio passare da tecnico, però credo di avere qualche esperienza nel settore della giurisdizione e nel settore soprattutto di che cosa si può fare rispetto alle questioni che abbiamo in campo. La prima questione viene da sorridere, se ci pensate bene, è che paradossalmente esiste in Italia una legge che la legge sul posizionamento delle antenne, quindi ogni comune deve fare il suo piano, e questo a salvaguardia delle cose sensibili e quindi soprattutto degli asili nido, aspetta, come ci arrivo, quello che già se c'è gente che per i soldi si è fatta installare, aspetta, ci arrivo, però attenzione, non vale solo la contraddizione, vale anche quello che si può fare. Dicevo, paradossalmente la difesa e la tutela dei deboli, quindi i bambini, non si possono direzionare le antenne nei confronti di obiettivi sensibili come sono i bambini, gli anziani e così via discorrendo. Il paradosso è che questa legge esiste ancora. Non è vero che è stata cancellata. E il paradosso qual è? È che si fa finta che non esiste. Per cui a un certo punto parlo anche di altre leggi, non c'è solo questa, è la stessa prima che mi viene in mente. E quindi di conseguenza che cosa succede? Succede che in Italia che abbiamo, parliamoci chiaro, il ceto politico e burocratico più corrotto dell'Europa occidentale. Solo la Bulgaria c'è davanti. Dobbiamo dire queste cose, no? È evidente che in questo contesto passa un discorso di faciloneria estrema, si dimenticano le leggi, si dimentica il principio di precauzione, si dice, e questo è un altro paradosso, che occorre fare la sperimentazione, ma la sperimentazione è di massa in partenza, cioè non è sperimentazione, se no, se fosse sperimentazione sarebbe limitata ad un pesante periodo e a un territorio limitato. Invece con addirittura, e questo vale forse anche per il senatore Fede, che con addirittura l'ente di tutela delle comunicazioni che fa un appello e sancisce che devono essere coinvolti anche i comuni minori nella sperimentazione. E non gliene frega niente della salute, non accenna neppure a questo discorso. Allora, che cos'è che si può fare? Intanto bisogna spiegare fino alla noia su questa cosa, ma non è che siamo privi di armi, ce ne abbiamo qualche arma. L'arma è naturalmente prima di tutto incontrare i sindaci, gli assessori, spiegare, ma se proprio non ci sentono occorre agire. E dov'è l'azione? L'azione non c'è qui per la triste, però io non importa, so che è andata ancora. Benissimo, ISDE ha messo in piedi un meccanismo che io ritengo virtuoso e possa fare alcune cose, con i quali si persegue personalmente, civilmente, e quando c'è di soldi in Italia
qualcosa si riesce sempre a prendere, civilmente e personalmente, coloro i quali non contribuiscono a rendere vivibile il territorio. Isse la chiamata, come la chiamata, operazione finale, qualcosa del genere. Io me ne marco, lui me ne marco, ci sentiamo di suggerire che insieme al lavoro che viene fatto dal 5G e quant'altro, ci si doti di questo strumento. Vedo qui l'amico Calderelli, che è esponente regionale dell'ACU, l'ACU dell'Associazione dei Consumatori Utenti, per dire: oh, fermati un attimo, tu non vuoi, non persegui, non utilizzi il bene pubblico, non persegui il bene pubblico, bene, noi ti veniamo addosso. E ti veniamo addosso con gli strumenti della giurisdizione e della legislazione. Perché? Perché se ci si dimentica che esistono delle leggi, io non ho capito perché non dobbiamo farle agire. Prima di tutto bisogna spiegare, ripeto, spiegare fino alla morte. In fondo sono oggetto di noi, gli amministratori locali, non è che hanno gli stessi problemi nostri, le stesse questioni nostre, ma se proprio non ci sentono, bisogna dire, come diceva Piero Roosevelt, quando hai ragione parla con voce piana, che non c'è bisogno di urlare, e ma però tieni un bastone grosso nelle mani, delle volte l'altro ti capisce. Ed è questo un problema molto serio. Guardate che nella questione dell'elettrosensibilità è probabile che occorra un periodo di tempo lunghissimo perché si adatti il corpo umano. Il corpo umano non è una roba che può adattarsi subito. C'è addirittura chi pensa che ci vogliono circa 15.000 anni a condizioni normali, che è presa poco e quanto è la storia che conosciamo, anzi ne conosciamo di meno come storia. Ora, tutte queste robe qui vengono dominate non solo dal profitto, ma vengono dominate soprattutto dal complesso militare industriale. C'è una guerra in corso, dobbiamo essere coscienti, tra Cina e Stati Uniti per la supremazia del bene. Addirittura la Cina si dice che abbia già il 6G, sperimentato il 6G. Quindi siamo ad un livello che anche la nostra piccola battaglia ha valore nella misura in cui mette anche un granello di sabbia nei confronti delle amministrazioni locali con l'appoggio delle stesse e così via discorrendo. Perché significa bloccare, anche se con un granello, ripeto, di sabbia, un granello però speriamo resistente, di bloccare comunque questa corsa spietata alla militarizzazione dello spazio, dell'etere e quindi umano. Perché dove vai se in ogni momento sanno dove sei e che cosa combini e che cosa fai? Dice, forse ci sarà più sicurezza. Io non credo che ci sarà più sicurezza, semmai ci sarà più autoritarismo e più capacità di decidere sulla vita di tutti i giorni, orientando non solo i consumi quant'altro, ma permettetemi di dirlo, persino quando si dovrà andare a fare i bisogni su questa cosa, giudizio universale. Ora, in questa questione qui,
pensare ad un'azione di massa che tra l'altro è fatta anche in altri, è stata fatta anche in altri paesi, non è che siamo soli, non è che gli italiani sono impazziti, c'è qualcuno che come si dice è andato troppo avanti o troppo indietro che sia. Non siamo soli, ci sono sperimentazioni e comuni e regioni che in Europa tendono a chiedere di che cosa si tratta, di che cosa è, di che cosa vuol significare queste cose. Noi dobbiamo agganciarci a questo, se possibile, questa è la mia raccomandazione, unendo le forze della tecnica, dello sviluppo tecnico, unendo le forze della giurisdizione e le forze della organizzazione anche minima. Se noi mettiamo insieme queste cose, come in altre circostanze, tu lo sai, diventiamo quasi invincibili. E sarà sia chiaro, con noi, per noi sono tutti uguali i partiti politici. Ovviamente chi è più uguale è quello che ci dà una mano nel fare le cose e risposta nel fare le questioni. Grazie della presenza. Grazie a Pino Magnani, vi ricordo ecco la raccolta di firme e vi ringrazio per la partecipazione. Questo sicuramente non è l'ultimo incontro che organizzeremo insieme a 5G Marche e 5G Abruzzo e quindi sicuramente ci saranno altre puntate. Chi volesse prendere qualche modulo per raccogliere le firme ci vuole aiutare, comitati di quartiere, chi ci vuole aiutare, noi siamo ben lieti di darvi i nostri moduli. Grazie e arrivederci.